Molto, anche un poco di più, senza esagerare. Però apri. Finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ok, attenzione a quel storia da, il contrario, storia da, stringilo tra i denti. Quindi questa lunga storia d'amore. Se riesci quel da, storia da, quasi andare in falsetto. Storia d'amore. Mamma, se lo fai così, però in voce, stessa dinamica, quattro punti sopra. One, two, vai. Prova. Da dove? Se questa lunga, one, two, three. Questa lunga storia d'amore. Quasi, adesso fallo più naturale, più Alessandra, vai, one, non lo so fare. Come non lo sai fare? Appena fatto. One, two, three. Questa lunga. Ancora, vai, vai, non ti fermare. Ah, mi ha fatto tre volte. Di solito si fa 100. Ma non riesco a capire. Ascolta, ascolta. Storia d'amore. Esatto. Perché mi esce così? Va bene, fallo anche così, ma adesso l'hai trattenuto. Ti voglio far capire una cosa, armonicamente, cosa succede. Senti la musica. Guarda qua. Vedi dove va, verso un rilassamento. Quindi non può essere lungo. Qui giusto, lunga storia d'amore. Però il da mi esce potente. Sì. E invece se cercare. Devo iniziare. Aspetta. Allora, esatto, ieri mi sono segnato, più sporca evitare di pulire il timbro di più, muoviti più in fretta di più, in quel punto lì con molta più forza,
Ci sono due cose che mi piacerebbe tu stessi attenta. Allora, ricordati sempre il significato. Loro stanno facendo l'amore, quindi tu sei in una stanza, stai facendo l'amore, fuori c'è la guerra e stai comunque, vuoi concepire un figlio. Quindi fantastico. Quello che stai facendo questa cosa per concepire un figlio, sperando in un futuro migliore, sperando insomma che succeda qualcosa e comunque se riuscirà a nascere, perché è come dire, se è l'ultima volta, noi facciamo lo stesso, se poi passa nascerà anche un figlio, capito? Mm-hmm. Prova a immaginartela questa storia, fuori c'è la guerra, cioè devi vivertela tu, eh? E quindi parti da chissà, chissà, mentre stai facendo l'amore con lui, c'è fuori la finestra la guerra e tu guardi e pensi, capito questa cosa? Okay. Su che cosa metteremo le mani? Se si potrà contare ancora le onde del mare, alzare la testa, dove sono le tue mani? Un attimo, ok. Nascerà e non avrà paura nostro figlio. Nascerà, cioè la tua convinzione, la positività, finisce questa guerra, nascerà e non avrà paura nostro figlio. Che sarà finita la guerra, non è come quello che viviamo noi. E chissà come sarà lui domani, su quale strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Immagina, perché ripete due volte? Bravura della scrittura di Dalla. Perché per non far scappare un'immagine te la ripropone. Quindi, cosa avrà nelle sue mani? Le sue mani, non le tue mani. Capito? Quindi ti immagini le mani del bambino. Hai capito cosa fa? È fortissimo. Chissà come sarà lui domani. Su quali strade camminerà? Cosa avrà nelle sue amplesso? Più su, sono sicuro che c'è il sole. Ma che sole? È un cappello di ghiaccio questo sole, è una catena di ferro questo sole senza amore. E poi ti giri invece l'amore, ce l'hai lì, amore. Perché comunque mentre stanno facendo l'amore sperano, boh, bombardamenti, casini, cioè dici no. Perché capito, senza amore questa cosa, e poi l'unico amore ce l'hai lì davanti e ce l'hai nella speranza di tuo figlio domani. Vedo. Bellissimo. Quindi, già... Questo chissà, chissà domani deve partire da te. Chissà, chissà domani. Tienilo. Su che cosa metteremo le mani? Vai, Ale, eh? Tira fuori, pensa a tutto. Chissà. Sei da sola, invece sei con lui. Attenzione, eh? Sei con lui, state cercando di concepire un figlio, non sei sola. Quindi, ansia, pensiero, fuori c'è il caos, fuori dalla finestra vedi le bombe e tu stai facendo amore con lui. La speranza che tu hai è che riesca ad avere un futuro tuo figlio, quindi